Ciao a tutti ragazzi, sono io Meshan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di farvi vedere tutti gli acquisti che ho fatto durante Lucca Comics. Ho preso veramente tantissime cose quest'anno e quindi oggi ho deciso di farvi vedere proprio tutti gli acquisti e anche le novità che ho preso, che ci tengo veramente tanto a consigliarvi. Sono stata veramente bene in questi 5 giorni e ho avuto anche la possibilità di conoscere diversi autori e anche di vedere diverse mostre, veramente molto interessanti. Pensavo intanto di iniziare mostrandovi i manga per poi farvi vedere i gadget e anche diverse Funko Pop e una bellissima pupposca dedicata al mondo di Frozen. Per quanto riguarda invece i manga, vi mostro intanto il volume numero 3 di Ona, la principessa scarlatta. Come sapete è edito dalla Star Comics e questo è sempre un prezzo lancio. Prezzo promo volume 3 a 3,90 euro, offerta valida fino al 28 di dicembre. Altro volume veramente interessante e questo è il tratto all'interno. Ancora una volta ci tengo veramente tanto a consigliarvi questa serie. Per esempio, per quanto riguarda la Star Comics è uscito anche il volume numero 88, che trovate al prezzo di 4,30 euro. Copertina stupenda. Gli altri due manga che vi faccio vedere li ho vinti allo stand di Anime Click. Uno stand veramente interessante perché al cui interno c'era un divertente gioco, il gioco dei tappi. Un gioco tra l'altro mi sembra simile a quello dell'anno scorso. In pratica era un gioco molto semplice, dovevi pescare un tappo, se trovavi circondato esso da un numero potevi vincere un premio, un qualsiasi premio, non so, poteva essere una t-shirt, una penna oppure un manga. E io devo dire sono stata veramente fortunata, sono riuscita a vincere due manga andando 2 giorni diversi naturalmente. Il primo che ho preso è questo qui, Vita da Slime, volume numero 1. Era in lista già da parecchio tempo e quindi appena l'ho visto ne ho approfittato fin da subito. L'ho trovata al prezzo di 4,90 euro, edito la Star Comics. L'edizione è dotata di una sovracopertina, però di nessuna pagina a colori. E questo è il tratto. Pensava di essere morto dopo essere stato accoltellato dal malfattore. Invece si ritrova in un altro mondo, reincarnato in un essere gelatinoso, armato solo di due abilità uniche: predatore che gli consente di sottrarre poteri all'avversario e grande saggio che gli permette di conoscere ogni cosa dell'universo che lo circonda. Il nostro slime si accinge ad affrontare la sua grande avventura. Devo dire, come trama mi aveva colpito e quindi sono molto curiosa di leggerlo. Questo ancora non sono riuscita a leggerlo. L'altro invece si chiama Jagan. Questo invece l'ho trovato al prezzo di 5,90 euro, vedo qui per un pubblico adulto, edito sempre dalla Star Comics. Eccolo qui. Anche questo devo dire mi aveva incuriosito, è completamente diverso per quanto riguarda il genere visto da Vita da Slime, però devo dire mi ha incuriosito proprio per il fatto che ha una trama molto particolare. Shintaro Yagasaki, poliziotto in servizio in una piccola stazione di quartiere, è annoiato dalle prospettive che lo attendono: sposarsi con la ragazza con cui convive, magari avere dei figli e mettere su famiglia. Ma quando un giorno si trova ad assistere a una scena raccapricciante, la sua mano destra subisce una drammatica mutazione. Ecco a voi l'esplosiva dirompente genesi di un nuovo Dark Hero. Anche questo è dotato di una sovracopertina, però di nessuna pagina a colori. Questa è la pagina, la prima pagina. Passando invece alla J-Pop, vi mostro il volume numero 3 di ReZero, Starting Life in Another World, Truffo Zero. Questo l'ho trovata sempre al prezzo di 5,90 euro, edito alla J-Pop. Come sempre dotato di bellissime pagine a colori e di una sovracopertina. Questa è la prima. E queste sono le altre. La storia sta prendendo una piega veramente interessante. Abbiamo anche il volume numero 5 invece di Made in Abyss, Seinen Manga al prezzo questo di 7,90 euro, edito dalla J-Pop. Bellissimo come sempre e storia veramente interessante. Come pure la copertina che è qualcosa di meraviglioso. Il volume invece numero 4 di Disegna, Kakukaku Shikajika, contiene in pratica l'autobiografia di questa dolcissima e simpatica mangaka, che trovate al prezzo di anche questo di 7,90 euro.
volume invece è il numero 9 di Overlord, questo seinen manga che trovate al prezzo di 4,40 euro. Anche questo dotato di alcune pagine a colori all'interno, però di nessuna sovracopertina. E questa è l'ultima. Questo invece è il tratto che trovate all'interno. Il volume invece è il numero 6 di The Promised Neverland, shonen manga al prezzo di 5,90 euro. Anche questo è dotato di una sovracopertina, però di nessuna pagina a colori. Questa è la prima pagina. Storia veramente interessante e molto cruda. Non vi dico altro per non rovinarvi la lettura perché è veramente interessante come storia. E poi passo a due novità per concludere per quanto riguarda la J-pop. Il primo è Goblin Slayer, è un seinen manga che trovate al prezzo questo qui di 6,50 euro. Molto cruda come storia, avevo infatti già avuto la possibilità di leggere le scan e devo dire per gli amanti di questo genere, diciamo il genere splatter, fantasy, ma anche per chi amasse le storie complicate ma anche ricche di colpi di scena. E questo qui devo dire ve lo consiglio veramente tanto. Tra l'altro, se non mi sbaglio, hanno anche creato l'anime, infatti penso di guardarlo poi in questi giorni. Copertina è questa qui e questo è il dietro. Una sacerdotessa recentemente divenuta avventuriera durante la sua prima missione si trova a fronteggiare un ferocissimo attacco da parte dei goblin, mostri solitamente piccoli e deboli. In suo aiuto arriva un uomo misterioso coperto in armatura consunta che inizia a falciare nemici senza pietà. Lui è Goblin Slayer. Iniziano così le avventure di un uomo prigioniero della sua brama di sterminio e dei suoi compagni di viaggio. L'edizione è veramente bella, è dotata di una sovraccopertina veramente resistente e di alcune pagine a colori all'interno. Questa è la prima. Stupenda. E queste sono le altre. Qui ci viene già presentato il protagonista. E questo è il tratto che poi troveremo all'interno. Veramente ben fatto. Quindi, se avete possibilità di recuperarvelo, questo devo dire ve lo consiglio veramente tanto. Un'altra novità molto interessante è questa qui, The Dragon Dentist. In pratica, questo è un volume unico che trovate al prezzo di 7,50 euro, edito dalla J-Pop. È piuttosto grande come volume. Anche questo è dotato di una sovracopertina di alcune pagine a colori all'interno. E questa è l'ultima. E questo è il tratto che trovate all'interno. Molto particolare soprattutto come storia. Nonoko fa parte dei Dentisti del Drago, uno squadrone che si occupa di proteggere la gigantesca creatura volante dai musci delle carie. Un giorno si imbatte in Bear, un giovane soldato che, dopo aver perso la vita in battaglia, torna dall'abisso, afferrando proprio la superficie di un dente di drago. Tuttavia sembra che l'apparizione di un rinato sia un terribile presagio di sventura. In un mondo dilaniato dalla guerra, nel quale umani e draghi hanno stretto un patto che li ha portati a coesistere, un singolo evento inaspettato porterà a una rivoluzione tra inaspettate emozioni e colpi di scena spettacolari. Passando agli acquisti invece della Planet, sono stata allo stand della Panini e mi hanno dato anche questa busta, veramente bellissima di Boruto. Tra l'altro molto comoda perché all'interno c'era la possibilità di fare entrare diversi manga e quindi per una persona era possibile anche portarli in modo più comodo, anche perché pioveva e quindi era veramente molto comoda come borsa. E me l'hanno data, mi sembra, con 30 euro di spesa, acquistando all'interno di questa spesa almeno un volume dedicato a Boruto. E infatti vi faccio vedere il volume numero 5 di questa bellissima edizione di Boruto. È una variant che trovate al prezzo di 6,50 euro. Eccola qui, stupenda.
Poi invece ho preso un'altra novità, tra l'altro una novità che mi avete consigliato in parecchi. Hunt with Tom, uno di quattro, ho preso in pratica il primo volume. E ancora lo devo leggere, quindi vi saprò dire meglio più avanti se mi è piaciuto oppure no, però devo dire, avendolo consigliato in tanti, ho avuto anche più curiosità ad acquistarlo. Lo trovate al prezzo di 4,50 edito dalla Planet Manga. La disegnatrice di Volcidre, un'avventura che celebra la gioventù e racconta l'orrore della guerra. Un conflitto che da 5 anni sconvolge il Giappone e rompe nella vita degli studenti delle medie di una piccola isola. Ogni venerdì alla quinta ora per alcuni di loro si terrà una lezione speciale. Andrà presa al fronte combattendo contro un nemico ignoto. E questo è il tratto. Eccolo qui. Appena l'avrò finito di leggere, vi saprò dire molto volentieri le mie opinioni. Altra novità che devo dire mi ha incuriosito è Citrus, anche questa me l'avete consigliata in parecchi. La trovate al prezzo di 7 euro, edito da Planet Manga. Devo dire il prezzo mi ha veramente colpito, mi sembra un po' troppo, diciamo, per un volume di queste dimensioni. È dotato di una sovracopertina e di alcune pagine a colore all'interno. Piano piano sto cercando di approcciarmi al genere, il genere Yuri in questo caso. I disegni sono molto belli. Una ragazza esuberante, alla moda, in cerca di divertimento e di amore, e una più fredda e inquadrata, rigida, la tipica prima della classe. Due caratteri estremamente diversi, due opposti che dovranno imparare a convivere non solo a scuola ma anche a casa nella stessa stanza da letto. Yuzu e Mei infatti sono diventate sorelle e questa è la loro storia. Acclamato dal pubblico finalmente in Italia, il grande successo che ha ispirato anche una serie animata. Particolare anche questo. Altra novità, devo dire, mi ha colpito veramente in positivo, è La promessa della rosa, il volume numero 1, di Kao Miyazaka, che trovate al prezzo di 4,50 edito dalla Planet Manga. Questa è la copertina, molto carina tra l'altro. E questo è il tratto all'interno, quello classico di Kao Miyazaka. Una ragazza convinta che nessuno potrà mai innamorarsi di lei, un segreto sepolto nel passato, un mistero penetrante e seducente che profuma di rosa. Quindi per tutti gli amanti di questo genere, tra l'altro del genere shoujo, devo dire ve lo consiglio veramente tanto questa serie. Poi per quanto riguarda sempre novità, vi faccio vedere anche un altro volume unico, che si chiama Shino non sa dire il suo nome. Questo lo trovate al prezzo di 6,50 euro. Un volume veramente toccante e particolare. Dotato di una sovracopertina, però di nessuna pagina a colori. Ogni giorno Shino combatte in silenzio, ma come si può vincere una guerra contro se stessi? Un volume unico dall'autore di Happiness e i fiori del male. Vi mostro poi una serie che intendo recuperare piano piano perché purtroppo, visto che alcuni numeri di questa serie sono esauriti, vi parlo di Un Mars da Leoni. Sono riuscita a recuperare infatti il volume numero 2 e il numero 3. L'uno ho sentito che è esaurito, non riesco proprio a trovarlo da nessuna parte. Anzi, sarei molto curiosa di, se qualcuno di voi sapesse dove potrei trovarli, se conoscete un sito o qualcuno che li venda, non so, anche a blocco, perché sono veramente difficili da trovare gli altri volumi rimanenti. Mi sembra siamo arrivati al volume numero 13. Questi li trovate al prezzo di 5,90 euro, editi dalla Planet Manga. È una serie veramente interessante che ci parla dello shoji, che in pratica è il gioco di scacchi giapponese, e di un protagonista diverso dal solito da quelli che siamo abituati a leggere. Un ragazzo silenzioso ma anche intelligente, e che fa veramente fatica a relazionarsi con gli altri. Facciamo proprio la conoscenza di altri personaggi che interagiscono con lui e che lo aiuteranno moltissimo a crescere, e piano piano andando avanti con la storia vedremo il cambiamento di questo protagonista. Quindi una storia veramente interessante che ci tengo veramente tanto a consigliarvi. Il tratto è questo qui. Questo è lo shoji giapponese. Veramente bello come manga.
Poi invece per quanto riguarda i recuperi, ho recuperato il volume numero 2 della Delle Mille Facce, 2 di 2 tra l'altro. Infatti avevo volume 1, però non riuscivo a trovare da nessuna parte il volume 2 e quindi finalmente posso continuare a finire questa serie. Delle Clamp, tra l'altro, penso che si possa mo vedere molto bene dal tratto. Questo lo trovate al prezzo di 3,10 euro. Vedo qui ottobre 2004, edito da Star Comics. Per quanto riguarda i recuperi, ho recuperato tra l'altro anche alcuni volumi, sia di Naruto ma anche di questo che è Botum. Il volume numero 2, il volume numero 11 e il volume numero 12. Li trovate tutti al prezzo di 6,50 euro. Sono editi della Planet Manga e devo dire che la storia sta prendendo una piega veramente interessante. Quindi è una lettura che anche in questo caso vi consiglio particolarmente. Quelli qui. Veramente bellissimi anche questi, vedo l'ora di leggerli. Come pure quelli di Naruto. Infatti sono riuscita a recuperare il numero 28, il 31 e il numero 36. Questi qui li trovate al prezzo di 3,90 euro. Questi sono dell'aprile 2008 e questi invece sempre aprile. Questo aprile è aprile 2007, 3,50 euro. Vedo qui il prezzo infatti varia. E questo 3,90 euro. Vi mostro altri due volumi di una serie che intendo continuare, i primi due volumi, che sono La figlia dell'Utaku, volume numero 1 e volume numero 2. Una serie, devo dire, che avevo lista anche questa già da parecchio tempo e quindi ne ho approfittato fin da subito, anche perché lo stand dove li ho presi li vendeva entrambi al prezzo di 5 euro e quindi ne ho approfittato fin da subito. Yukimura Kanao, 9 anni, quando incontra per la prima volta il suo papà, scopre che è, come dire, un otaku. Sullo sfondo della pensione Iganso, dove vivono strani inquilini, inizia la loro allegra e un po' bizzarra vita familiare. Ma sarà mai possibile che fra loro due nasca una normale relazione padre-figlia? E quindi è veramente interessante come storia anche per vedere come si relazionano questi due protagonisti. E per chi fosse interessato ad acquistarli, li trovate entrambi al prezzo di 5,90 euro. Posto poi un altro volume unico, il capolavoro di Tim Burton in versione manga, Tim Burton The Night Before Christmas, che trovate al prezzo di 4,90 euro. Eccolo qui. In pratica lo troviamo in versione manga ed è disegnato veramente benissimo. Faccio vedere alcune scene. Tra l'altro, da poco ho avuto anche la possibilità di acquistare il DVD e me lo sono rivisto molto volentieri. E poi sono stata anche allo stand della Shockdown, dove ho preso Death Shield di Luca Molinari e di Giorgio Battisti. Eccolo qui. Lo trovate al prezzo di 6,90 euro. Ed è veramente interessante come storia. In questo caso ho avuto la possibilità di farmelo autografare. Voi siete nati con un dono, siete in grado di percepire un pericolo ancora prima che accada. In un futuro non molto lontano, nella metropoli di Shin, sorge la sede del Life Shield, un'azienda addetta alla salvaguardia di soggetti sensibili. Esiste però una sezione segreta, il Death Shield, in cui un gruppo di persone con doni speciali hanno il compito di salvaguardare la vita di individui molto pericolosi. Chris, il protagonista di questa avventura, si troverà dinanzi alla sua morte ed evitandola sarà costretto a diventarne uno di loro. È una storia veramente particolare e ricca di colpi di scena, sono veramente molto curiosa di vedere come andrà avanti. E poi sono stata allo stand della Manga Senpai, dove ho preso veramente tantissimi volumi. Comincio col mostrarvi il volume numero 7 di Radiant di Tony Valente, altro autore veramente bravissimo, che ci tengo veramente ancora una volta a fargli i complimenti per questa bellissima serie. E questo l'ho trovato al prezzo di 7,90 euro. La copertina è meravigliosa. Poi ho preso il volume numero 2 di Masquerade Carousel di Rosenberry, che trovate al prezzo di 9,90 euro questo. 9,90 euro perché è interamente a colore all'interno.
Avevo già avuto la possibilità di leggere il volume numero 1 e mi era piaciuto veramente tanto. Ho recuperato anche il volume invece numero 6 e numero 7 di Butterfly Effect. Queste due bellissime copertine. Il numero 6 poi ha una copertina meravigliosa. Entrambi li trovate al prezzo di 6,90 euro. Niente carina, se avete la possibilità di recuperarla, devo dire, merita veramente tanto. E poi ho preso anche una novità che si chiama Nel linguaggio dei fiori di Martina Mura. Questa è la copertina. Una serie veramente delicata e intensa che parla soprattutto di tre ragazzi molto simpatici e soprattutto molto particolari. Ognuno di loro ha un carattere diverso l'uno dall'altro e ce lo dimostrerà molto bene già nel primo volume. È un manga anche psicologico ma anche tenero che ci mostra la reazione di questi ragazzi che piano piano si avvicinano l'uno all'altra, la loro fantasia che lega soprattutto questi ragazzi molto piccoli e ci renderà la lettura ancora più interessante. E trovate anche questo al prezzo di 6,90 euro. Manuel, Erika e Simone, tre ragazzini con un grande cuore. Ciascuno di loro ha i propri sogni, desideri e timori. Le loro storie si intrecciano in una storia d'amicizia e di crescita, la scoperta dei fiori e della loro lingua segreta sconosciuta. E leggendo tra l'altro questo volume mi ha ricordato molto anche Il giardino segreto, un romanzo che devo dire leggevo da piccola e che mi aveva sempre appassionato moltissimo. Poi adoro moltissimi i fiori e il loro linguaggio, perché come sapete i fiori hanno un linguaggio tutto loro, ogni fiore simboleggia una cosa diversa e quindi mi ha reso ancora più felice poter leggere questa serie. E ho recuperato anche il secondo volume di Pendulum di Claudia Giambusso. Guardate solo la copertina com'è bellissima. Anche questo al prezzo di 6,90 euro. Oltre a avermelo autografato, mi ha anche regalato una cartolina. Tratto è questo qui, veramente stupendo. Quindi faccio ancora una volta tantissimi complimenti a queste ragazze perché oltre a disegnare benissimo, realizzano delle storie veramente interessanti, particolari, ricche di colpi di scena, soprattutto anche per quanto riguarda Butterfly Effect e Pendulum, ma anche nel linguaggio dei fiori è stata veramente una lettura particolare. E faccio i miei complimenti anche a Rossella Sergi per Deep Scar. L'ho letta veramente tutta ad un fiato, una storia, un primo volume veramente intenso, che mi ha colpito fin da subito, soprattutto per la particolarità della storia. Sono veramente curiosa anche di leggere il volume numero 2 per vedere come andrà avanti. Questa è la copertina. E l'ho trovata al prezzo di 7,95 euro. Questo è il tratto all'interno. Uno dei miei personaggi preferiti, tra l'altro. Infatti me lo sono fatto disegnare. Quello qui. Tra l'altro lei è stata veramente dolcissima e simpatica. Infine vi mostro altri due volumi, dopo passo a farvi vedere i gadget e gli altri oggetti che ho acquistato. Il primo è un volume unico, bellissimo, devo dire è stata una lettura veramente piacevole. Oltre all'edizione che è qualcosa di stupendo, è incartonato e all'interno troviamo tutte le pagine a colori e plastificate. Si chiama Sonia, caccia tesoro. Questo è l'interno. Andate qua. C'è poi una scena che è qualcosa di splendido. Eccola qui. E questo lo trovate al prezzo di 16 euro. Un ragazzo con un sogno impossibile, un'avventura al di là di ogni immaginazione, alla ricerca dell'ultimo sogno, l'artefatto in grado di far avverare qualsiasi desiderio. E l'altro invece è il terzo e ultimo volume di Contronatura di Mirka Andolfo. Si chiama La Rinascita. Vedete qua la copertina. E poi devo dire la storia è stata veramente appassionante, ricca di colpi di scena. Anche questo terzo volume me lo sono letto veramente tutto d'un fiato. Questo invece lo trovate al prezzo di 14 euro. E il tratto si presenta in questo modo. Anche qui abbiamo pagine tutte a colore completamente plastificate. Quindi una tradizione veramente ben fatta come pure quella di Somnia. E
E questi erano tutti i volumi che ho acquistato. Ora mi piace vado a far vedere tutti i gadget, anche di quelli ce ne sono veramente tantissimi. Alla stand della J-Pop mi hanno regalato anche un poster che vi metto qui accanto perché l'ho attaccato e una spilla, che è quella di Gobby Slayer, eccola qui. Spero si veda. Per quanto riguarda le spille, mi hanno anche regalato questa qui di Boruto, con l'acquisto sempre del volume. E poi ho acquistato questa che è con Jasmine, che in pratica fa parte di Kingdom Hearts. Bellissima, tra l'altro. E sempre di Kingdom Hearts, quest'anno a Villa Bottini c'era uno stand dedicato. Come sapete, a gennaio uscirà il gioco e non vedo l'ora di acquistarlo. E mi hanno regalato a Villa Bottini proprio questa bellissima spilla. Insieme a questo passaporto, passaporto speciale, Luca Comics and Games 2018, Kingdom Hearts 3. In pratica, all'interno della villa, Villa Bottini, attraverso diverse stanze c'era la possibilità di vedere diversi trailer dedicati a alcuni mondi che troveremo all'interno del gioco. Questo, per esempio, è dedicato al mondo dei Pirati dei Caraibi. Questo è di Frozen. Monstropolis, Monster & Co. Vigiro, tra l'altro. E infine Toy Story. Questo non vedo l'ora di giocarci. E in fondo regalavano, come potete vedere, il gelato al sale marino. È stata un'esperienza veramente molto interessante. Poi, come ricordo, è veramente carinissimo. Passando invece ai DVD, vi mostro Merry il fiore della strega. Questo me lo sono guardato giusto in questi giorni ed è qualcosa di meraviglioso. Mi è piaciuto veramente tanto. Anche questo, se avete possibilità di recuperarvelo, lo consiglio tantissimo. Mary ha 11 anni, capelli rossi e tanta voglia di avventura. Ospite estiva nella casa di campagna della vecchia zia, trascorre delle noiose giornate da sola. In un giorno più pigro degli altri, un gatto misterioso la conduce nel cuore della foresta, dove trova un fiore magico che le dona il potere di volare a cavallo di una scopa. Al di là delle nuvole scopre il palazzo di Endor, una scuola di magia in cui però si nascondono terribili segreti. Mary, fiore della strega, è un'incantevole miscela di magia e fantasia che ti permetterà di vivere un'avventura unica e autentica, raccontata con grande maestria dal regista di Arrietty e quando c'era Marnie, al suo primo film per lo studio Ponoc. Quindi, veramente bellissimo. Poi ci hanno inserito degli effetti veramente interessanti. Il fiore della strega è realizzato veramente benissimo. Poi mi hanno regalato anche questo qui, che è l'album di figurine sia di Harry Potter che di Animali Fantastici, un po' come avevano fatto nello scorso album di figurine. È molto particolare, devo dire, come album, è come se fosse un giornale. Infatti lo potete aprire in questo modo. E questo è l'interno. Come potete vedere qui abbiamo le figurine e qui è come si presenta. Quindi veramente particolare. Ho preso anche due quadri, che sono questo qui, uno di Natsu, fantastico tra l'altro. E l'altro è di Fate. Sono veramente bellissimi. E quanto riguarda le pop, come vi dicevo all'inizio, ne ho prese due. Sono questa qui, che è di Kingdom Hearts, la pop numero 331. Vinyl Figure, Figure in vinile. È stupenda. Questi sono gli altri personaggi che si possono acquistare. Abbiamo in pratica Sora, Kairi, Riku, Organization 13 Mickey e Shadow Heartless. Collection Them All. L'altra invece è riguardante My Hero Academia. È la numero 372, My Hero Academia Todoroki. Eccola qui. Stupenda anche questa. Questi sono gli altri personaggi, abbiamo All Might, Todoroki, Deku, Tsuyu e Shota, Aizawa. Bellissima anche questa. E poi vi avevo sempre accennato all'inizio che avevo preso una Q-Basket di Charlotte Elsa. L'ho trovata al prezzo di 30 euro. Era da un po' che la volevo anche questa, quindi ne ho approfittato. Ho preso questa qui classica e non colore pastello, perché c'era anche colore pastello. Guardate com'è carina. E c'era anche la possibilità di averla, come vedete, anche in versione pastello, che è questa qui, se non mi sbaglio. Sì. E
E poi c'è anche possibilità di acquistare Anna. Veramente bellissime. E l'ultima cosa che vi faccio vedere è questa qui, il ruler, Fate Apocrypha. Una bellissima action figure, veramente grandissima, che ho dovuto girare parecchio per trovarla. Tra l'altro, uno stand l'ho trovata al prezzo di 89 euro, in un altro 49 e un altro ancora 29 euro. E quindi ne ho approfittato per prenderla a 30 euro. È veramente grandissima come action figure questa qui. E poi devo dire, di ruler non avevo viste tante. Ma è veramente bellissima. Pensavo anche in un video a parte di farvi vedere più da vicino sia il ruler che la Cuposket di Elsa che le due Funko Pop. In modo tale così in questo modo posso farvi vedere in un unico video più da vicino tutti e quattro gli oggetti. Se mai fatemi sapere con un commento qua sotto se può piacere o meno come idea. Bene ragazzi, con questo mi sembra di aver fatto vedere tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere con un commento qua sotto se qualcuno di voi è andato a Lucca Comics e che cosa avete acquistato di bello, che sarei veramente molto curiosa di saperlo. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!